Nei bagni pubblici c'è poca privacy per un motivo. Le porte infatti non arrivano fino a terra per farti venire voglia di uscire da lì il prima possibile. Grazie a questo design non si formano code. Sapevi che puoi usare il coperchio dei bicchieri come sottobicchiere? Ha la forma perfetta per contenere la tua bevanda e impedire che la superficie del tavolo si bagni. Non capovolgerlo, mettilo sul tavolo nello stesso modo in cui era sulla tazza. I piccoli fori sugli zaini sono progettati per legarci dell'attrezzatura, quindi puoi passarci delle corde e allacciarci le scarpe da ginnastica se non vuoi tenerle nello zaino o in mano. Questo puntino accanto alla fotocamera del tuo iPhone è un microfono. Serve a ottenere una buona qualità del suono durante la registrazione di un video. Hai appena comprato una nuova bottiglia d'olio. La stai aprendo e vedi il tappeto di plastica che puoi strappare tirando il passante. Ok, toglilo, ma non buttarlo. Rimettilo in posizione capovolta per controllare il flusso del getto premendoci il dito. Le crestine sui tasti F e J sulla tastiera aiutano le dita a orientarsi durante la digitazione. Quando hai gli indici su queste crestine, sai esattamente dove si trovano le altre lettere. Le spazzole ai lati delle scale mobili non servono per lucidare le scarpe, solo lì per motivi di sicurezza. Queste setole in nylon impediscono ai lacci e ai vestiti di entrare negli ingranaggi della scala mobile. La maggior parte delle maniglie delle porte sono in ottone. Questo tipo di metallo è ottimo per combattere i microbi. Su queste superfici, infatti, i batteri non si possono moltiplicare. Se sei bloccato in macchina durante un incidente e non riesci ad aprire le portiere, puoi usare le barre del poggiatesta staccabile per rompere il finestrino e uscire. Ricordi quei dischetti di plastica sotto ai tappi delle bottiglie? Servono a preservare il vuoto al loro interno, mantenendo le bevande frizzanti. I buchi sui lucchetti accanto alla serratura servono ad asciugare l'umidità se l'acqua entra nella serratura. Inoltre, se la serratura si inceppa o inizia ad arrugginirsi, attraverso questo foro puoi versare dell'olio per risolvere il problema. Le lampadine sono sferiche perché questa forma consente alla luce di distribuirsi uniformemente. Inoltre, queste lampadine sono più economiche e più facili da produrre. Hai mai trovato questi pezzi di tessuto nei capi nuovi? Non sono solo toppe, servono anche come campioni da provare per il lavaggio. Puoi mettere il campione in lavatrice e vedere cosa succede. Se tutto va bene, puoi tranquillamente lavare i vestiti. Il ventilatore da soffitto ha due modalità di lavoro, inverno ed estate. Devi trovare l'interruttore e spingerlo verso l'alto per attivare la modalità invernale e verso il basso per quella estiva. In modalità estiva, il ventilatore spinge l'aria verso il basso, mentre in quella invernale tira sull'aria. La maggior parte della gente ha questo stantuffo rotondo in bagno. Nei film viene usato per sturare il water. In realtà serve a sturare il lavandino. Per il water serve un altro dispositivo speciale. Stai tirando fuori un pacchetto di popcorn dal microonde dopo averlo riscaldato. Vedi il forellino nella parte superiore del sacchetto di popcorn? Puoi usarlo per far uscire i chicchi che non sono scoppiati. Scuoti il pacco sul piatto e tutti i chicchi cadranno dal buco. Quasi tutti usano il cuscino da viaggio in modo errato. Di solito mettono le due estremità in avanti e appoggiano la testa all'indietro. Prova a girare il cuscino dall'altra parte. L'arco deve essere sotto il mento e le due estremità devono essere rivolte all'indietro. Appoggia la testa in avanti e il collo si sentirà molto più a suo agio in questa posizione. E farai un bel pisolino. Alcune tazze hanno una piccola scanalatura sul fondo che permette all'acqua di defluire e impedisce che si accumuli quando la tazza è in lavastoviglie. Gli occhiali da sole non sono stati inventati per proteggere gli occhi dal sole. Servivano per le spedizioni artiche. Un'enorme quantità di neve può accecarti proprio come un raggio luminoso. Per proteggere gli occhi, quindi, sono stati inventati questi occhiali unici.
Molte paia di forbici da cucina oggi hanno un'apertura seghettata dove si incontrano i manici e le lame. Puoi usarla per tagliuzzare erbette difficili come timo, rosmarino ed erba cipollina. Ti fa risparmiare un sacco di tempo, evitando di staccare le foglie a mano. E se sei a corto di vasi, potresti regalare rose alla tua dolce metà in questo modo. Fai solo attenzione a dove punti l'estremità appuntita. La linguetta di metallo sulle lattine di bibite si può girare e ci si può infilare dentro una cannuccia, così non devi portarla alla bocca. Le due punte piatte che vedi sulle spine standard utilizzate in Nord e Centro America hanno un senso, ma quei buchi vicino alle punte? Non ci sono sempre, ma c'è un motivo per cui li fanno. Grazie a questi fori, la presa aderisce più saldamente alla spina e quindi non cade. Ci sono dei piccoli bozzetti allineati all'interno della maggior parte delle prese che si adattano perfettamente ai fori. Insomma, doppiamente vantaggioso. Gli arebbi sono al sicuro nella presa, ma con una forza sufficiente puoi comunque rimuovere la spina. Inoltre, i fori consentono di trasferire l'energia elettrica direttamente ai poli. In questo caso non è nemmeno necessario utilizzare una presa elettrica. E ancora, puoi inserire un meccanismo di blocco o una barra attraverso i rebbi, così che nessuno possa inserire la spina in una presa. Alcune penne hanno cappucci con fori nella parte superiore, i quali servono come misura di sicurezza. Se qualcuno ingoia accidentalmente il tappo, potrà comunque respirare. I finestrini degli aerei hanno dei piccoli fori che potrebbero spaventarti, ma in realtà sono estremamente importanti e servono a far volare gli aerei in sicurezza. Questi fori ti proteggono dalla differenza di pressione all'esterno e all'interno della cabina. Sulle etichette dei prodotti cosmetici vengono messi dei numeri, che non sono scelti a caso. Ti dicono quanto tempo durerà effettivamente il prodotto. In questo modo saprai quando è il momento di non usarli più. Alcuni forni hanno un piccolo cassettino nella parte inferiore. A prima vista è perfetto per riporre pentole, padelle e vassoi. Un paio di punti in più per la creatività se lo usi in questo modo. Ma non è lo scopo principale per cui è progettato. Esso serve infatti a mantenere caldo il cibo appena cucinato mentre aspetti il pranzo. Quando prendi una scatola di carta stagnola, fai attenzione alle linguette sui lati. Se le premi, terranno il rotolo dritto e impediranno che esca dal contenitore. Hai fame? Potrebbe essere il momento giusto per del cibo cinese. Ma tieni presente che il contenitore da asporto non è solo un buon modo per trasportare il cibo. Aprilo e avrai un bel piatto di carta per goderti adeguatamente il tuo pasto. Il buco che potresti aver notato nella porta dell'ascensore è utile quando un ascensore si blocca e un meccanico deve azionarlo manualmente. I meccanici hanno una chiave speciale che viene inserita proprio in quel foro che sblocca le porte. La maggior parte dei tappi di bottiglia di plastica ha un dischetto morbido all'interno. Se lo togli, potrai comunque chiudere la bottiglia, ma se manca quella parte morbida e la capovolgi, il liquido potrebbe fuoriuscire. Se preferisci comprare il latte in bottiglia di plastica, probabilmente avrai notato dei grandi cerchi ai lati. Questi cerchi assorbono lo shock se fai cadere la bottiglia a terra e creano anche uno spazio extra per farla espandere se serve. È così che puoi vedere se il latte è andato a male senza assaggiarlo. Le gomme da cancellare hanno spesso due parti. La maggior parte della gente crede che l'estremità più ruvida possa essere utilizzata per eliminare l'inchiostro, ma non è del tutto vero. Il lato più scuro, solitamente grigio o blu, serve a cancellare i segni a matita su carta ruvida, tipo quella che usano gli artisti, mentre il lato rosa dovrebbe cancellare sulla carta più delicata. Vuoi mangiare un purè di mele, ma non hai un cucchiaio? Devi solo prendere il coperchio, girare un'estremità per trasformarlo in un manico e fare una paletta.